Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Anteprima Pescara. Dopo il riposo, il Pescara torna in campo domani sera, ore 19, confronto interno con il Venezia. Sono le 24 minuti in diretta su Rete 8 Sport. Ringrazio e saluto il nostro regista Dino D'Angelo. Oggi due anticipi della 18ª penultima giornata del girone di andata per quanto riguarda il campionato di Serie B. Possiamo vedere la grafica con i due anticipi: Brescia batte Cremonese 3-2, gol di Spale e Bisoli, dunque avanti 2-0 la squadra di Eugenio Corini. Ma c'è stata la momentanea rimonta firmata da Piccolo, ex Lanciano, autore di una doppietta, uno dei due gol sul calcio di rigore. Al 90esimo il Brescia è riuscito a spuntarla grazie al gol dell'albanese Ndoi. A Carpi, Livorno batte Carpi 4-1, Pedrelli per il vantaggio del Livorno. Poi il pareggio momentaneo firmato dall'emiliano Di Noia, quindi il brasiliano Murillo e doppietta di Giannetti. Dunque Carpi, Livorno batte Carpi 4-1. Domani alle 19 Pescara-Venezia, alle 21 il resto del programma: Cosenza-Salernitana, Crotone-Spezia, Verona-Cittadella-Padova-Benevento, Palermo-Ascoli, Perugia-Foggia, riposa il Lecce per effetto dei risultati dei due anticipi. Vediamo come è cambiata la classifica, perché il Brescia ha agganciato il Palermo al comando della graduatoria, dunque Palermo e Brescia a quota 31 in testa alla classifica, Lecce 29 che riposerà, Cittadella, Verona e Pescara a quota 26, dunque al quarto posto il Pescara, che però ha riposato nell'ultimo turno. Domani il confronto interno con il Venezia, tra poco ascolteremo diffusamente Pillon nella consueta conferenza stampa della vigilia. Benevento 25, Perugia e Salernitana 23, Spezia 22, Ascoli 21, Venezia 20, Cremonese 19, Cosenza 18, Carpi 16, Livorno 14, Crotone 13, Foggia 12, chiude il Padova di Foscarini con 11 punti. Notizia di mercato che riguarda in realtà il DS Luca Leone, praticamente ex DS del Pescara, è tutto fatto con la Ternana, manca solo il crisma dell'ufficialità, manca solo l'annuncio. Ma intanto andiamo a seguire il servizio con i brani più significativi della conferenza stampa di Beppi Pillon, le probabili formazioni. Vediamo. Tutto fatto per Luca Leone alla Ternana, manca solo l'annuncio, trattativa decollata nelle ultime ore, patron Bandecchi gli ha offerto la poltrona da direttore sportivo, Leone è già a Terni, deve solo liberarsi, non sarà un problema, il suo legame col Delfino è prossimo alla scadenza, 30 giugno 2019, quindi firmerà un triennale col club umbro, manca, lo ripetiamo, solo l'annuncio. Tutto questo alla vigilia di Pescara Venezia, biancazzurri chiamati al riscatto. Fondamentale ritrovare compattezza ed equilibrio, ma sul piano tattico non cambierà nulla e infatti Pillon mette da subito le cose in chiaro. No, non cambio modulo, porca miseria, me le tirate fuori, non lo cambio. Non ce la faceva più, bellissimo. Il nostro centrocampo viene tanto criticato in questo momento. Però all'inizio nessuno mi muoveva una critica sul centrocampo che avevamo noi. Nel senso che noi all'inizio abbiamo fatto 26 punti con un centrocampo di questo tipo qua. Abbiamo fatto delle grandi partite con questo centrocampo qua. Consideriamo un po' tutto. È un problema di distanze tra i reparti, come abbiamo detto nelle ultime settimane. Sì, l'ha detto bene. Io mi ricordo bene quando abbiamo fatto tanti punti, noi eravamo una squadra molto compatta in questo senso, non offrivamo molto il fianco e ripartivamo, facevamo molto molto male. Può essere anche un problema di condizione fisica, cioè no. La squadra si allunga, perde di compattezza, c'è anche questa problematica. Io gliela rifaccio la domanda, mi pare un paio di settimane fa. Lo escludo, no, lo scorso fisico non lo vedo sinceramente. Se tutti insieme ci muoviamo in un certo modo, tu giochi in 20 metri, fai 5-10 metri. Tu quando cominci a farne 40, andare 40 a tornare, allora chiaramente dici, ma è stanco, sì, perché fai 40 e 40. Invece se tu fai 10 più 10, fai 20 metri. Allora, una questione più di testa. Di compattezza di squadra. Più se di tu testa, sei quindi? Sì, mentalmente. Di ritornare con quella mentalità che avevamo all'inizio, di giocarsi la pagnotta, di essere sempre sul pezzo, di non mollare mai. Forse
ci siamo un po' illusi di essere diventati forse che potevamo fare di più, invece noi dobbiamo essere molto bravi a tornare con quella umiltà che ci ha contraddistinto nella prima parte. Tornano a disposizione Canutè e Melegoni, ripartiranno dalla panchina, non convocati Cocco e Fornasier, destinati a lasciare Pescara sull'attaccante concreto l'interesse del Pordenone. Il probabile 11, Mancuso, riferimento centrale, Antonucci dal primo minuto, soprattutto il rientro di Fiorillo Trepali. A centrocampo conferma del trio Memushai, Brugman, Machin. Sul mercato e sullo stesso Machin, Pillon dice testualmente: ho parlato con la società, ho detto quello che pensavo e siamo di comune accordo su quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda i ruoli, due difensori, centrale e terzino sinistro, io non ho mai attaccante? Detto, non ho mai detto i ruoli, non ho mai detto niente a nessuno. Cioè i ruoli non... I ruoli glieli ho detti alla società. Ah, ho capito. Cioè, glieli ho detti alla società. Non è giusto neanche... E io non voglio dire nient'altro. Metterli in piazza, no. Io non dico nient'altro, dico che abbiamo parlato con la società. Perfetto. Ci siamo trovati d'accordo su queste situazioni da riparare, insomma, ma non aspettatevi stravolgimi cose eclatanti, nel senso che vediamo cosa può offrire il mercato. Se un giocatore viene richiesto in Serie A, deve andare, perché magari rimane qui controvoglia, non hai più la fame di prima, pensi di essere diventato, diventa un problema. Per esperienza non mi lego a nessuno, non c'ho... perché è sbagliato, tu va via uno, ne arriverà un altro, faremo un altro, ci appaiamo i giocatori, non ci sono problemi. No? Anche perché, diciamolo francamente, se questi sono i risultati quando gioca, insomma. Chi è? Macin. Ma no, ecco, vedete, voi andate subito. No, ma per pungolare il ragazzo, perché allora, ha grandi qualità, però insomma, no. Se gioca così come sta facendo nelle ultime due o tre partite, io dico una cosa. Serve a poco. Io dico una cosa. L'anno scorso sono arrivato qua, mi sembra che giocasse molto poco, non sbaglio, mai. E vado qua, ha fatto molto bene. Poi quest'anno ha cominciato, ha fatto l'inizio così, poi ha fatto bene. È un giocatore che secondo me trova la continuità, può diventare un grande calciatore. Il Venezia, dall'avvento di Walter Zenga, 16 punti, frutto di 4 successi e altrettanti pareggi, appena 2 KO a Cittadella lo scorso 11 novembre e in casa con Cosenza domenica scorsa, gol di Tommaso Dorazio all'80esimo. Non convocati Falzerano e Gheco, il probabile 11, 4-3-3, Vicario Trepali, Brusca Gin, Modolo, Domizzi e Garofalo in difesa, a centrocampo Sucio, Bentivoglio e Pinato, davanti il tridente Cito, Vrioni, Di Mariano. Partita molto tosta, perché da quando è arrivato Zenga proprio ha cambiato marcia, nel senso che vedi una squadra molto propositiva, molto organizzata, mi piace come ha giocato, ha fatto un passo falso domenica, ma è normale, ha fatto una grande rincorsa e ha pagato un po' la grande rincorsa che hanno fatto, può succedere anche a livello mentale, a livello fisico, sono calati in quella partita. La cosa che hanno è che è una squadra molto esperta, molto cinica, c'ha dei giocatori proprio di categoria, esperti, sanno leggere i momenti della partita, sanno leggere le situazioni e lui è anche bravo a modificare l'assetto di squadra, perché vedo che nelle ultime partite ha modificato spesso l'assetto della squadra, perciò si basa su molti più moduli. Quello che ci aveva contraddistinto, la fame, quella cosa che magari abbiamo portato a casa delle partite, anche non giocando bene, tipo con il Foggia, non avevamo già, però eravamo di una tignosità, di una rabbia, nella difficoltà, eravamo tutti lì e dopo magari ti viene l'episodio e vinci la partita. Ecco, quello dobbiamo ritrovare, quello. Allora se siamo quelli, non ci sono limiti, non c'è preclusioni, non c'è niente, possiamo fare quello che vogliamo. A proposito dei giocatori che devono ritrovarsi, si aspetta molto anche da Memushai? Io mi aspetto molto da tutti, compreso Memushai, da tutti. Io mi aspetto grandi cose in queste due partite e nel futuro, da tutti. Però non cambierà modulo, questo insomma mi pare proprio assodato, cioè acclarato questo, no? Buongiorno!
Naturalmente abbiamo provocato Baby Billon, come ogni vigilia, 20 e 14 minuti. Ci fermiamo per pochi istanti, linea a Dino D'Angelo, restate con noi. Eccoci qui, torniamo in diretta da studio alle 20:18. Diamo di nuovo lo sguardo alle probabili formazioni. Abbiamo detto che tornerà, dovrebbe tornare, il condizionale quanto mai di rigore. Antonucci dal primo minuto nel tridente completato da Marras e da Mancuso. Dunque Mancuso riferimento centrale, e naturalmente Monachello in questo caso partirebbe dalla panchina. Conferma per il trio Brugman, Memuscia in macina a centrocampo e poi dietro il rientro importante di Fiorentina dopo tre turni vissuti ai margini per infortunio. Dunque Firillo e Terpali, Balzano, Gravion, Scognamiglio e Del Grosso ex della partita lo scorso anno, 20 presenze con il Venezia, Brugman, Memuscia in macina a centrocampo davanti Marras, Mancuso e Antonucci. E naturalmente siamo nel campo delle supposizioni, questa è per noi la probabile formazione. Vediamo ora il Venezia senza Gecko e Falzerano. Non sono stati convocati da Walter Zenga, vicario Trepali, classe 96, lo scorso anno 7 presenze nel Venezia, il portiere titolare era Audero, di proprietà della Juve, che quest'anno gioca nella Sampdoria, Brusca Gin, Modolo, Domizzi e Garofalo in difesa, Domizzi, elemento più rappresentativo, classe 1980, ex Udinese, Sampdoria, Napoli, tante altre squadre, Domizzi che nel suo passato, nei suoi trascorsi giovanili, ha anche affrontato la primavera del Pescara, militava nella Lazio, la finalissima scudetto del 2001 con la Lazio che prevalse sul Pescara, dice Teo Di Mascio, a Iesi 2-0 il verdetto finale. In quella Lazio c'era appunto Domizzi, ma c'era anche Berrettoni che gioca nel Pordenone, capolista del girone B del campionato di C1. Poi Suciu, Bentivoglio e Pinato a centrocampo, Pinato ex Lanciano, davanti il tridente formato da Citro, Vrioni e Di Mariano, naturalmente suscettibile di variazioni questa formazione che potrebbe essere comunque schierata da Walter Zenga. Il Venezia che viene dalla sconfitta interna con la Cosenza, non una buona prestazione sicuramente per i lagunari che hanno perso 1-0 all'ottantesimo il gol di Dorazio, cresciuto proprio nelle giovanili del Pescara, ex Teramo, Ancona e tante altre squadre. Dorazio, tra l'altro originario di Bucchianico, ha siglato il gol della vittoria a 10 minuti dall'epilogo della contesa. Nel primo tempo il Cosenza ha anche timbrato tre legni con Bruccini, una traversa e due pali nella stessa azione, con l'ex giocatore del Pescara Pippo Riccardo Maniero. Un po' meglio nella ripresa il Venezia, che però ha subito il gol della sconfitta all'ottantesimo minuto. Sicuramente non una brillante prestazione da parte della squadra di Walter Zenga, che finora ha subito solo due sconfitte da quando è stato chiamato, è stato ingaggiato dalla società veneta contro il Cittadella lo scorso 11 novembre, appunto domenica scorsa, in casa con il Cosenza. In totale 16 punti, 4 vittorie, 4 pareggi e appunto 2 sconfitte in 10 partite. Questa è la classifica aggiornata del campionato di Serie B. Vi ricordiamo ancora una volta i due anticipi: Brescia batte Cremonese 3-2 a Carpi, Livorno batte Carpi 4-1, insomma sta facendo effetto, come dire, la cura Breda a Livorno da quando è arrivato l'ex tecnico del Perugia. Le cose stanno sensibilmente migliorando, infatti Livorno ha abbandonato l'ultimo posto della graduatoria vincendo uno scontro diretto per 4-1 con il Carpi, che era in una situazione, sicuramente stava attraversando una fase positiva di questo campionato. Quindi Carpi 16, Livorno 14, il Brescia soprattutto che ha agganciato il Palermo a quota 31 in testa alla graduatoria, ha battuto la Cremonese di Massimo Rastelli, Cremonese che era riuscita momentaneamente a riequilibrare le sorti del match dopo il 2-0 di Spalek e Bisoli con una doppietta di Piccolo, ex Lanciano, uno dei due gol sul calcio di rigore. Ma al 90esimo si è arresa la formazione lombarda, la Cremonese, al gol dell'albanese Ndoi. Dunque Brescia in testa alla classifica.
Italia in compagnia del Palermo, che naturalmente deve giocare domani, affronterà alle 21 l'Ascoli di Vincenzo Vivarini. Questa è la classifica, diamo uno sguardo anche, lo abbiamo già fatto, alle due formazioni. È il momento di farvi vedere qualche gol, immagini di alcuni precedenti. Intanto ricordiamo che sono 10 precedenti in Abruzzo tra Pescara e Venezia, 7 le vittorie dei biancazzurri, 2 sconfitte ed un solo pareggio nel 2004-2005, gestione Simonelli, finì 0-0 all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Partiamo dalla stagione 1991-92, 29 settembre, Pescara di Galeone che poi riuscì a conquistare la promozione in Serie A, la sua seconda promozione, il gol vittoria, Righetti dentro, poi Bibi per Pagano, due passi in area e poi il raso terra ad infilare, a superare il portiere della Venezia. Qui siamo invece il 16 ottobre 1994, si giocò sul neutro di Francavilla, l'eroe della giornata di quel pomeriggio, Morgan De Sanctis, la prima da titolare, soltanto 17 anni, il gol vittoria firmato da Baldi, stop e conclusione con il sinistro, nulla da fare per il portiere del Venezia, allenato in quella stagione da Gigi Maifredi, ma sale in cattedra proprio Morgan De Sanctis. Qui c'è l'espulsione di Massimiliano Farris, che si oppone con il braccio al colpo di testa di un difensore della Venezia, in 10 uomini, calcio di rigore, Vieri batte ed è bravissimo Morgan De Sanctis ad intuire, poi verrà fischiata la carica sul portiere, dunque grande eroe di quella giornata, Morgan De Sanctis, alla prima partita da titolare in Serie B, aveva esordito la settimana precedente a Piacenza in corso d'opera in sostituzione dell'infortunato Cusin, e qui si oppone al gran calcio di punizione di Vieri. Qui siamo nel 95-96, la Venezia in vantaggio, la punizione di Tramezzani, la deviazione di Parlato, nulla da fare per De Sanctis, 24 settembre 1995, il pareggio di Gian Natale, ispirato da un tocco molto intelligente di Andrea Carnevale, 1-1, e poi ancora Carnevale che controlla, e il suo destro che va a timbrare la traversa della porta veneta, si chiude il primo tempo sull'1-1, poi esce Baldi, entra Ottavio Palladini, l'uomo della provvidenza, ma c'è anche in questo caso un'espulsione a carico di Traversa, fallo su Pellegrini lanciato a rete, Martino Traversa viene dunque espulso dal direttore di gara, ma il Pescara ciononostante riesce a trovare il gol della vittoria ed è un grandissimo gol al volo, il destro poderoso di Ottavio Palladini, Pescara batte Venezia 2-1, era il 24 settembre 1995, il Pescara di Franco Oddo, campionato di Serie B. Rivediamo dunque questa marcatura di Palladini, questo gol meraviglioso, 11 aprile 1998, Pescara-Venezia 2-1, il Venezia alla fine di quel campionato riuscì a centrare la promozione in Serie A con Novellino in panchina, la gran parata di Bordoni all'incrocio dei pali su una conclusione di un giocatore del Venezia, poi il vantaggio del Pescara, il sinistro a giro bellissimo di Michele Zanutta, difensore centrale del Pescara, allora allenato da Adriano Buffoni, che era subentrato Maurizio Viscidi, stagione 97-98, il pareggio momentaneo del Venezia, sotto misura Svok, gran giocatore, gran centravanti dell'epoca, tra l'altro commentatore di DAZN quest'anno, e il gol partita, il cross di Moretti, la palla resta lì ed è davvero un rapinatore, era un rapinatore delle aree avversarie, Giovanni Pisano che regala 3 punti al Pescara di Adriano Buffoni, 14 settembre 2003, Pescara batte Venezia 1-0, il gol molto bello ancora una volta di Ottavio Palladini, che riesce a superare in pallonetto, con un pallonetto calibrato, il portiere del Venezia Soviero, poi c'è il rigore molto dubbio, un fallo di mano fischiato ad Antonaccio sul punto di battuta Islas, grandissimo l'intervento di Saul Santarelli che riesce a salvare porta e risultato, poi ancora Venezia con Grassadonia, la respinta sulla linea di Ottavio Palladini e poi all'ultimo respiro Fantini, occhi negli occhi con Saul Santarelli che compie un autentico miracolo, era il Pescara di
di Iaconi, sostituito in quella circostanza da Antonio Di Battista. Dunque una vittoria per Antonio Di Battista, che è ancora parte integrante del progetto biancazzurro. Antonio Di Battista che sostituì Ivo Iaconi, squalificato nella circostanza, e fu anche la prima partita in biancazzurro, e lo vedete qui nell'intervista dell'epoca, di Carlo Luisi. Una grande prestazione da parte del centrocampista pescarese. Questo invece è l'ultimo precedente, 28 dicembre 2017, dunque un anno fa, il grandissimo gol di Luca Balzania, quasi sui titoli di coda. Una partita, una vittoria molto sofferta da parte del Pescara, allenato da Zdenek Zeman. Queste le immagini di alcuni precedenti tra Pescara e Venezia, l'Adriatico, Giovanni Cornacchia. Naturalmente abbiamo incluso anche quello che si giocò sul neutro di Francavilla, Pescara 1 Venezia 0 nel 94. L'allenatore era Giorgio Rumignani. Grande partita di Morgan De Sanctis alla prima da titolare in biancazzurro tra i pali, aveva soltanto 17 anni, riuscì a neutralizzare il rigore calciato da Cristian Vieri, partita decisa da un gol di Michele Baldi. Le 20 e 29 minuti, è tutto per Anteprima Sport. Grazie a Dino D'Angelo in regia, a voi per l'attenzione. Vi ricordo domani la partita Pescara-Venezia alle 19, naturalmente tutti i contributi nel corso di Diretta Calcio con Marco Tottodonati, con il nostro Enrico Giancardi dall'Adriatico, Giovanni Cornacchia, a seguire le sue interviste in diretta, e poi il consueto approfondimento sicuramente con Gianluca Colonnello e Fabio Montani, allenatore della Vastese. È tutto, ancora buone feste, grazie e buona serata.